Salve a tutti, buongiorno a questa conferenza stampa. Voglio precisare che questa è la conferenza stampa che i partiti, i movimenti e le forze che hanno deciso di sostenere la candidatura sindaco-sindaca, sindaco-sindaca, abbiamo accontentato tutti, dell'avvocato Vita Ippolito. Non è partito l'applauso? E non è un applauso però di quello che fra qualche mese diventerà il sindaco della città. Facciamo l'applauso giusto a Vita. Dicevo, è la conferenza stampa che serve per presentare appunto tramite la stampa, e ringrazio tutti i giornalisti, tutte le testate presenti stamani qui al Rivolo a Mazara del Vallo. Quindi abbiamo probabilmente sbagliato anche sala, perché visto che insomma c'è tanta gente che inizia a capire, a comprendere il progetto Caro Vito, vuol dire che abbiamo fatto forse la scelta giusta. Quindi è una conferenza stampa che vuole, ecco, dimostrare, chiarire, spiegare quali sono le finalità di questo progetto politico amministrativo. E io darò la parola velocemente poi ai rappresentanti delle forze politiche che sostengono questo progetto, perché poi appunto sarà la stampa a dover fare le domande al candidato. Quindi andremo molto veloci. Una piccola parentesi, se me la concedete, sindaco, me la concedete 2 minuti proprio per voler spiegare alcuni concetti base, così aiuterò anche i giornalisti a fare le giuste domande e fare domande non banali, fare domande giuste. La candidatura di Vita Ippolito è una candidatura chiara, nasce dentro il centrodestra di governo, la propone questa candidatura le forze politiche che sostengono il governo regionale presieduto dal presidente Schifani a Palermo e quello nazionale presieduto dal governo di centrodestra. La Forza Italia, la Democrazia Cristiana, il Movimento per le Autonomie e l'UDC rappresentato a livello provinciale da Giovanni Quinci. Questo progetto viene sposato immediatamente, condiviso nella maniera assoluta, ampliato insieme ad altre forze importanti presenti nella nostra città, democratiche, riformiste, e questa è proprio la bontà di questo progetto. È un progetto che va oltre, perché non ci siamo fermati alle esigenze dei partiti, ma abbiamo tutti fatto un passo, non dico indietro, ma di lato, per consentire alla città di fare quel salto definitivo e per far diventare questa città davvero una grande città. Quindi io voglio davvero ringraziare, prima che i miei partiti alleati, perché era quasi normale, sono Monelli, ma dico, era quasi normale che con i partiti e alleati nostri al centrodestra potevamo trovare la quadra. Mi hanno fatto perdere un po' di tempo, ma ci siamo riusciti. Ma il ringraziamento va davvero a chi ha voluto, facendo anche un atto di coraggio politico non indifferente, caro Peppe, ti voglio tributare a te, vedo a Stefania Marascia qui in sala, il giusto tributo per una scelta che ha dimostrato di mettere prima che gli interessi partitici personali, gli interessi della nostra comunità. Quindi davvero grazie a Peppe Palermo, a Stefania Marascia, quindi a questa forza. Mi dispiace che non ci sarà il simbolo del Partito Democratico, ci sarà il simbolo di un nuovo movimento che si chiama Energia Popolare. Abbiamo bisogno di tanta energia, e quindi altresì voglio anche ringraziare, è stato uno degli sponsor più attivi, principali, lo conoscete tutti, ha dato e darà sicuramente un contributo importantissimo, un'altra forza presente nel nostro territorio, perché la politica è anche territorialità, e davvero interfacciarsi con i problemi quotidiani delle persone, lo conoscete tutti, non sono degno di presentarle, ma stamane lo farò, il leader della Forza dei Fatti, Ciccio Foggia. Anche qui con Ciccio Foggia, con gli applausi, non siete stati, voglio dire, in linea con la portata del personaggio. Fate il giusto applauso a Ciccio Foggia. Ci saranno, ci sono altre forze, altre interlocuzioni che sono... Antonella, non ora la presenterò, l'ultima, non perché è l'ultima, perché per un detto cattolico gli ultimi saranno i primi. In caso Dulce è sempre. Esatto, è una donna, quindi va sicuramente presentata con lo giusto, la giusta attenzione. Stavo dicendo che ci sono altre forze che comunque stanno interloquendo con noi, col sindaco, e quindi sarà sicuramente una coalizione che si amplierà ancora di più, perché la cosa più importante di questo progetto è che dobbiamo essere bravi, dobbiamo essere intelligenti,
dobbiamo amare talmente tanto la nostra città da far diventare quelle che nel piano iniziale politico possono essere anche delle sensibilità diverse, non un problema ma una risorsa, perché Mazara ha bisogno di ognuno di noi, Mazara ha bisogno di ogni cittadino di questa città, al di là dello schieramento politico e al di là dello schieramento partitico. In base a questa logica voglio davvero, appunto Antonella Coronetta, conoscete tutti, la nostra validissima consigliere comunale a Mazara in questa sindacatura, che ha compreso questo progetto e anche lei ha fatto una scelta forte, una scelta importante che dimostra davvero che questa è la strada giusta e che oggi tutti insieme, guidati da che cosa? Da un punto che ci unirà a tutti, il collante. Noi ti diamo oggi un compito davvero delicato, cara Vito, oltre a amministrare la città, di essere il garante di questa coalizione politica che deve fare innamorare e rendere orgogliosi tutti i mazzaresi. Se questo è stato possibile, lo dobbiamo anche a ciò che con coraggio Antonella ha fatto, ha lasciato probabilmente, non so, al titolo politico, ma in questo progetto. Entra nel progetto di Vito Eppolito, stiamo lavorando, faremo probabilmente, sicuramente, questo lo vedremo, non è quello che oggi conta, una lista specifica del sindaco che Antonella Coronetta insieme ad altri soggetti importanti della nostra città stanno mettendo su. È detto che dobbiamo essere veloci, lo facciamo subito, iniziamo dando la parola innanzitutto. Volevo, l'ho detto all'inizio scherzando, ma volevo anche ringraziare perché il coordinamento provinciale, il tavolo che ha lavorato, e tra l'altro domani saremo su Castelvetrano per la vicenda di Castelvetrano, è composto da due mazzaresi, Maricò che rappresenta Maricò che rappresenta la coordinatrice provinciale del Movimento per l'Autonomia, io che rappresento Forza Italia, questo piccolo partito che cercherà di dare un contributo, perché dentro la coalizione siamo stati gli ultimi, sono quattro partiti e siamo stati quarti, prima la DC, poi il Movimento per l'Autonomia, me la gioco io e Giovanni vince con l'ODC tra la terza e quarta posizione, ma a noi interessa che vince Vita e quindi va bene uguale. Quindi l'altro coordinatore provinciale che è Giovanni Quinci, che lo voglio citare a parte perché ricordo a tutti che era candidato sindaco della nostra città e non ha avuto nessun dubbio, nessuna esitazione quando abbiamo proposto questo progetto politico, ha fatto il passo indietro per contribuire e quindi grazie Giovanni per questa tua scelta fatta a favore della nostra città. Dicevo, Giacomo Scala va tributato davvero un caloroso ringraziamento perché ha dedicato davvero molto tempo affinché insomma questa coalizione così variegata alla fine riuscisse a trovare la giusta sintesi per far diventare questo progetto un progetto politico serio, credibile e vincente. Mi pare che non ho dimenticato nessuno, se l'ho fatto chiedo scusa, vedo tanti amici anche miei di Forza Italia, l'architetto D'Angelo, il consigliere Gilande, Michele Reina, il tuo Michele Reina, che quindi è, mi fa venire a volte, no, io non è che sono particolarmente geloso, ma sto fatto, capisci, che lui preferisce molto più Vita che me, però alla fine devo dire, quindi un applauso anche a Michele Reina, che Michele, applauso alla grande. Allora iniziamo, vediamo, facciamo la scheda, iniziamo. Ah, scusate, mi stavo dimenticando una cosa più importante, saltavo la coalizione, perché va bene Giacomo Scala, va bene la DC, ma come si fa a Mazara quando si parla di DC di non parlare del presidente del Consiglio Comunale Vito Cangitano, infaticabile motore di questa marcia che ci porterà a vincere, il segretario comunale Roberto Cacioppo, spilla della DC, e l'avvocato Mariella Martingiglio, che è davvero una donna vice segretario del partito provinciale, nonché attrice, scrittrice, voglio dire, eclettica. Esageriamo, fermiamoci a queste, ci fermiamo lì. Detto questo, diamo la parola per appunto la DC, molto velocemente Giacomo, perché dobbiamo andare veloci, che poi dobbiamo fare per mettere a Vita un saluto e alla stampa di porre le domande che servono per chiarire loro i loro punti di vista politici. A Giacomo Scala la parola. Grazie a Tony, non è stato davvero molto generoso. Io, come dire, la mia esperienza politica è un'esperienza di comunità, è un'esperienza che mi ha portato a fare il sindaco di una città importante della provincia di Trapani per due mandati e peraltro ho avuto anche il piacere e l'onore di fare anche il presidente dell'ANCI di tutti i sindaci siciliani, quindi il presidente dei sindaci siciliani, per cui conosco bene quando si propone qualcosa o qualcuno per fare un'esperienza di quella che vorremmo iniziare a fare anche noi,
e vi devo assicurare che quando si fa una conferenza stampa non ci sono tutte queste persone, quindi brava Vita, e io credo che questa sarà una coalizione importante. Ci sono alcuni aspetti che bisogna valutare, e l'aspetto più importante, l'ha detto lei, l'ho sentito mentre stava facendo, credo, un'intervista, è il capitale umano. Le persone sono il fondamento e la base di un'organizzazione complessiva. Noi ci candidiamo tutti a far sì che questa città diventi ancora una volta una città importante e di riferimento. I tre segretari di Mazara provinciale non è un caso, significa che c'è qualcosa che va valorizzato. E questo che stiamo facendo è inutile che ci prendiamo in giro, voglio fare breve per alcune cose che bisogna dirle. Questa sarà una coalizione molto discussa, e perché per me la discussione che verrà fuori dalla politica, gli attacchi che ci faranno, soprattutto per l'eterogeneità di questa coalizione, per me è un valore, perché è una coalizione fatta non sui partiti ma sulle persone. La politica si fa con le persone, ma le persone vengono prima della politica. Questo lei l'ha scelto, l'ha deciso di fare, ed è per questo che siamo tutti insieme. Io credo che ci sono alcuni punti, per quello che ci riguarda, che mettiamo a disposizione, a parte la partecipazione a un governo regionale, per cui tutto quello che possiamo fare, la disponibilità è totale e massima. Però credo che ci sono alcuni punti che non riguardano i governi, non riguardano l'attività amministrativa. Ci sono alcuni punti che un sindaco deve prendere, e parlo per esperienza personale. L'orgoglio di essere mazzaresi, riscoprire l'orgoglio di essere mazzaresi e diventare ambasciatori tutti di questa città. La centralità in una politica euro-mediterranea è strategica, la posizione di Mazara, bisogna assolutamente ampliarla ed amplificarla ancora di più. E poi soprattutto, quando si parla di politica, negli ultimi anni si è parlato di politica soltanto di politica di pancia e non di testa, poche proposte e molti slogan, e hanno avuto tanto successo. Io credo che Vita ha la responsabilità di riorganizzare questa città nel senso vero della comunità e di ridare a questa città, come a tante città, ma la responsabilità di Mazara è affidata a lei, è quella di riprendere in questa città una coesione sociale importante che si basa su valori e principi fondamentali. Chiudo facendo un in bocca al lupo a Vita e ringraziando, sono di parte in questo caso, chi ha collaborato ed è in prima fila sotto tutti i profili, sia soprattutto, come dire, i componenti e i dirigenti della DC, ripetendo i nomi, e per esso tutti quelli che metteranno la faccia e saranno candidati, a partire da Vito Cangitano, da Roberto Cacioppo, da Mariella Martingiglio, che sono il fulcro dell'impegno della DC in questa città. In bocca al lupo, Vita. Grazie Giacomo, noi come avete visto siamo una squadra davvero forte, almeno ci crediamo fortissimi, pensiamo di raggiungere l'obiettivo, ma anche poco fa, citando tutti, ho dimenticato di citare un altro pezzo importante di questa squadra, il nostro centravanti che vedo arrivare, il già sindaco della nostra città Giorgio Macaddino, che prego di accomodarsi in prima fila perché anche lui contribuirà a questa nostra scalata, insomma, che deve portare i cittadini mazzaresi a vincere questa sfida. Do la parola, ho sbagliato, ti chiedo scusa perché toccava a te in quanto donna, ho preferito Giacomo, ma era ospite, quindi ho avuto questo dubbio tra dare la parola all'ospite, e diamo la parola alla coordinatrice provinciale del Movimento per l'Autonomia, Mariko Hobbs. Ognuno ha le sue preferenze, Tony. Devo dire che Giacomo non è male. E tu anche già a memoria dimenticare un pezzo importante per questo ragionamento politico-amministrativo come Giorgio Macaddino, insomma, stai perdendo colpi, Tony, devo essere sincera. Saluti dall'MPA, saluti dal Movimento per l'Autonomia, da Raffaele Lombardo, dal senatore Papania. Per noi è importantissimo essere qui, siamo un partito che da sempre
e lo racconta la storia delle ultime elezioni amministrative, ha fatto del valore del centrodestra un pilastro fondamentale nello svolgimento delle elezioni amministrative. Eravamo con Toni ad Alcamo, eravamo con Toni ad Erice, eravamo con Toni a Trapani e riteniamo importante, assolutamente un valore fondante per chi rappresenta i partiti, trovare la sintesi migliore che superi anche in molti casi ragionamenti prettamente personalistici piuttosto che utilitari e mirati alla sola persona, alla sola realtà politica, e quindi non potevamo non tenere conto in questo ragionamento che è su Mazara e che credo potrà essere affrontato con lo stesso termine anche nell'altra città che va al voto, che è Castelvetrano, immaginare un'espressione che sia di contezza e di importanza per la città che deve andare a rappresentare, e quindi non poteva non essere Vita Ippolito. A lei l'invito della politica a rappresentarci sicuramente, e a lei una preghiera da donna. E colgo... Ci sono preghiere da donne? Certo, certo. In un mondo che qualche difficoltà per le donne, inutile negarlo, soprattutto in politica magari ci sono, allora la preghiera è quella di una donna che fa politica e che prende spunto dalle parole che ieri ha rilasciato in un'intervista a tua sorella, Candida Ippolito, che è una scrittrice oltre che insomma un insegnante, e che ha scritto un libro bellissimo, io non ho ancora avuto modo di leggerlo ma mi sono ripromessa di farlo a strettissimo giro, che credo di aver capito parla di te, della vita di tua nonna, e si chiama proprio L'intensa vita di vita. In quella intervista ieri tua sorella diceva testualmente: non temere di non piacere. E la preghiera da donna è di continuare ad essere quella che io ho avuto modo nelle ultime giornate di apprezzare e di riconoscere in te, il valore della moralità, il valore della realtà e della schiettezza. Ecco, l'invito da donna è quello di non cambiare per la politica, di restare ferma su quelli che sono i principi di donne come te, come me e come tante altre sono presenti in questa sala. Da parte dell'MPA ci sarà il totale appoggio, è chiaro, in questo ragionamento, e questo grazie ai dirigenti provinciali che sono riferimenti importanti a Mazara, come Gian Piero Giacalone, grazie alla vicinanza importante, per noi importantissima e fondamentale, di Giorgio Macaddino, per cui in bocca al lupo a tutti noi, e che la campagna elettorale possa avere termini, perché credo che per noi la parola sia importantissima. Io credo di aver percepito già nei tuoi primi approcci che la parola ha un significato importante, per noi la parola ha un significato importante, e contiamo che altri abbiano lo stesso senso nell'utilizzo delle parole. Ecco, quindi buon lavoro a tutti noi. Grazie, grazie Maricò. Io che conosco Vita da qualche mese ti posso dire che non la cambierà la politica, non la cambieremo, questo te lo posso garantire io. Giovanni Quinci in rappresentanza dell'UDC. Saluto nel frattempo, ho visto arrivato Rossana Titone, e quindi a posto Rossana, stai bene? Ok, vai Giovanni. Grazie, io non mi dilungo, anche perché è giusto che è una conferenza stampa che sia la candidata a sindaco a dare le risposte ben precise. Noi col fatto che abbiamo scelto questa coalizione, come diciamo, di centrodestra ma di centro, abbiamo dato già un significato a quello che può nascere dalla città di Mazara del Vallo, guardando anche oltre, come diceva Giacomo, molto probabilmente qualcuno si attaccherà per questa scelta diversa fatta, ma sono stati gli altri che hanno cambiato e che sono andate chi a destra chi a sinistra. Questa nostra scelta non è altro che la continuazione di un progetto che vogliamo portare avanti sulla questione delle persone, che metteremo al centro del nostro discorso, al centro della dottrina cristiana della Chiesa, e che ci porteranno alla realizzazione di alcuni progetti. La nostra coalizione, come diceva Giacomo, presente sia alla regione sia a livello nazionale, sarà una scelta strategica per la città di Mazara del Vallo, e quindi, cara Vita, un valore aggiunto a quello che possiamo dare a Mazara. Ma
la scelta strategica non è altro che quella di dare valore alla nostra città, che già c'è, su alcune indicazioni. Vedi per esempio il piano Mattei, vedi per esempio il lab idrogeno che c'è con la Tunisia e i cavi dell'elettricità che vengono dalla Tunisia da noi. Quindi questo, se noi riusciamo a livello regionale e nazionale ad inserirlo nel progetto strategico, è quello che può dare un valore aggiunto e la creazione di nuovi posti di lavoro, perché va bene il PNRR, va bene gli altri fondi, ma sono fondi soltanto per creare opere, ma non ne creano posti di lavoro. Quindi noi come partito dell'UDC metteremo a disposizione le nostre conoscenze, competenze e capacità e aiuteremo Vita e Ippolito come sindaco di questa città. Grazie. Grazie. Diamo ora la parola al dottore Palermo, anche lui attualmente è consigliere comunale. Davvero grazie per la scelta che avete fatto. Grazie Tony. Sono doppiamente emozionato perché oggi prende il via per noi anche un nuovo percorso, un nuovo progetto che si chiamerà Energia Popolare, quindi sono particolarmente emozionato. Partiamo già con un nome che positivo. Dà l'idea del percorso che vogliamo fare. Condivido questa apertura, l'idea di andare oltre i posizionamenti politici, ed è proprio con questo spirito, con uno spirito pragmatico finalmente che ci vede coinvolti in un progetto serio, importante per la città, che mette a frutto le esperienze che abbiamo raccolto all'interno del Consiglio Comunale, con le nostre esperienze fatte anche in ambito provinciale. Per la prima volta, questa città si sveglia, la politica di questa città si sveglia, una politica miope che per tanti anni ha messo prima dell'interesse, del beneficio per la collettività, i posizionamenti politici. Per tanti anni ci siamo fatti la guerra in una città dove non c'è stato, dove si è perso di vista invece il reale obiettivo, che è quello di veramente di fare squadra, di mettere a frutto, al servizio della comunità, le nostre esperienze, che Tony, non mi stancherò mai di dire, Vita, diventeranno un valore aggiunto, perché ci permetteranno di essere soprattutto pragmatici, di uscire da quello che, ha reso questa città seconda in uno scenario provinciale, nello scenario della Sicilia occidentale. Mazara deve iniziare ad avere il ruolo che si merita, una città che guarda al Mediterraneo, che deve tornare ad essere al centro del sistema euro-mediterraneo. Poco fa Giovanni Quinci ha citato la questione energetica. I prossimi anni saranno degli anni fondamentali per noi, perché si giocherà veramente la politica energetica comunitaria. Mazara sarà il crocevia dell'idrogeno e forse ancora non abbiamo idea della portata e dell'importanza di quello che potrà accadere nei prossimi anni, e noi abbiamo proprio pensato insieme a uomini e donne che oggi sono pienamente coinvolte in un processo di costruzione di un progetto serio, che dobbiamo farci trovare pronti a queste importanti occasioni, che dobbiamo avere i giusti riferimenti, che dobbiamo avere agibilità soprattutto dove la politica conta, cioè sul fronte regionale, sul fronte nazionale. E appunto è proprio questo lo spirito, quello di mettere a frutto le proprie esperienze. Lo facciamo con ex assessori regionali, con deputati, con sindaci, già sindaci della nostra città, con consiglieri comunali, con assessori comunali. È arrivato il momento di svegliare la città da questo torpore che per anni ha tenuto, non è riuscita ad elevare la politica oltre la politica. Ecco, Vita ha questo compito e siamo sicuri che riuscirà a portarci oltre gli steccati ideologici. Siamo pronti a costruire una nuova fucina di idee, pertanto oggi colgo anche l'occasione per invitare tutti coloro che vorranno prendere parte a questo percorso. Noi ci siamo, ci saremo, siamo sicuri che il 10 di giugno
saremo tutti insieme lì pronti a ripartire, a dare un rilancio alla nostra città e a proiettarla verso un futuro migliore. Grazie, grazie, grazie Peppe davvero. Ora diamo la parola ad Antonella Coronetta. Approfitto per un buongiorno caloroso a tutti quelli che sono in questa sala e che in questo momento sono anche in ascolto. Sono emozionata, sono fortemente emozionata, perché per me si apre una nuova avventura, una nuova sfida che mi vede scendere in campo dopo una lunga riflessione che mi ha portato anche a dover lasciare dei pezzi importanti per me, che in questi anni, in questi 5 anni erano fondamentali, ma nello stesso tempo ho trovato una nuova squadra fatta di uomini e donne valorose, ognuno conosciuto in città proprio per il contributo enorme e importante che ha sempre dato al di là della politica. Scegliere Vita Ippolito è stato facile, anche perché ci siamo incontrati casualmente e qualcuno ci ha fatto capire ciò che rende Mazara ostaggio e che non permette a Mazara di crescere. Spesso manchiamo di senso di indignazione e di coraggio. Questa città è spenta. È spenta e questo senso di indignazione quando ci affrontiamo momenti in cui la città viene mortificata. È spenta nel momento in cui, quando perdiamo dei figli, anche in un incidente stradale, non si sente una comunità che reagisce. È spenta quando si parla di diritti delle persone. È spenta quando è arrivato il momento invece di reagire. Quindi intanto quello che questa squadra insieme a Vita porterà avanti è questo senso di indignazione. Indignarsi è la prima caratteristica che permette poi di agire. Ed è quello che io ho sempre fatto in questi anni nel Consiglio Comunale. Vita, io sarò per te la tua voce critica, la voce di chi non è mai quieta e di chi ti porterà sempre delle cose avanti, delle cose che non vanno, soprattutto nei confronti dei più fragili, soprattutto nei confronti di chi subisce discriminazione, soprattutto nei confronti del rispetto delle diversità e delle differenze. Io scendo in campo ed entrerò a far parte della lista civica del sindaco e ne sono onorata, grazie per avermi permesso questo, e già so che all'interno di questa lista ci sono persone, uso il termine persone, perché prima di essere politici siamo persone e portiamo i nostri principi e i nostri valori, che si spenderanno, che non accetteranno un confronto fatto di scontro, che non accetteranno un confronto fatto di conflitti e di liti, ma io dico che il nostro dialogo sarà basato proprio sul senso di civiltà, di educazione e di rispetto. E questi uomini e queste donne, così come Vita, non hanno né idee di velleità o di fare una candidatura di servizio, ma hanno proprio voglia di spendersi a servizio, far emergere che la politica ha 2 aspetti importanti, che sono l'etica, e quindi anche il rispetto all'interno di un gruppo così variegato. L'eterogeneità è sempre ricchezza, dipende poi da chi ci vuole stare in questo gruppo diverso per posizioni partitiche, ideologiche, ma le ideologie non devono essere steccate, le ideologie non ci devono dividere, allontanare, le ideologie servono per muovere noi ciò che è dentro di noi e ci motiva a lottare. Ma in questa eterogeneità, dove io trovo equilibrio e armonia, perché da una parte ci sono i partiti che devono, hanno il dovere di fronte ad una città e un territorio che ogni giorno subisce scippi, vedi l'ospedale,
vedi tanti uffici chiusi, subisce scippi da tutti i punti di vista, un territorio che non ha uno sviluppo economico, sociale e culturale, è un territorio morto. Quindi i partiti hanno il dovere di creare questo collegamento tra la città, tra il territorio e a livello regionale e nazionale essere portavoce, propositivi e portare risultati per la città. E questo io lo vedo come un punto importante. L'equilibrio sta anche perché c'è una parte civica e c'è anche un'area progressista. Questo permetterà a noi no di dividerci, perché già qualcuno sta scommettendo su questo, ma non ci sarà questo, non avverrà. Questo permetterà a noi invece di essere ricchezza e ognuno fare la propria parte. Quindi vita, donna pragmatica, pragmatica e carica di eticità e di valori, questa è la tua forza, non ti scoraggerà nessuno, perché noi abbiamo una forte capacità di indignarci e di trovare attraverso il coraggio la forza giusta. Nessuno sarà capace di smontarti o tirarti la cosiddetta giacchetta, ma tu avrai rispetto e saprai dai diversi gruppi dare ad ognuno la propria dignità e il proprio ascolto. Quindi andiamo avanti, auguri a noi che vogliamo continuare ad esserci, ma non per se stessi, ad esserci perché la nostra città ha bisogno, i nostri cittadini, soprattutto perché siamo in un'epoca in cui la mortificazione dei cittadini e delle persone ogni giorno è costante. E quindi questa deve essere la leva, il senso di indignazione e di coraggio. Andiamo avanti, in bocca al lupo, buon lavoro a tutti. E grazie. Chi ha voglia, rispetto a parole dette con grande profondità e significato, ridicolizzare o appunto a guardare quello con superficialità, noi andremo avanti comunque e non scenderemo a nessuna provocazione, ma porteremo avanti il nostro progetto con quello che ho detto, lo voglio ripetere: cultura, educazione, senso civico e rispetto. Grazie Antonella. Ora diamo la parola all'ultimo, gli ultimi saranno i primi, a Ciccio Foggia. Hai visto? Tutti seduti, lui alzato, il leggio, non c'è niente da fare. Per la telecamera. La telecamera. Ah, perché tu... Ah, il microfono pure voi. Si prende tutto. Ma che mi prendo? Assolutamente no. Ho rispetto di tutti, del lavoro che in questi mesi è stato fatto. Io innanzitutto colgo l'occasione di ringraziare tutta quella squadra che ha messo in campo questo meraviglioso risultato, perché oggi, carissimo Toni, Vito Cancitano, un risultato c'è. Doveva essere una conferenza stampa, dovevano esserci solo i giornalisti, ma qua io vedo una massiccia presenza di lunedì mattina alle 10 di cittadini mazzaresi, e quindi l'applauso oggi va a loro per essere presenti qui e per conoscere Vita Ippolito. Guardate, io sono una persona abbastanza pragmatica, non sono filosofo, non è la mia natura, la filosofia la lascio volentieri agli altri, amo molto i fatti concreti. E dopo le regionali, alcuni amici, partendo anche da casa Cancitano, come dicono alcuni, siamo riusciti a delineare un percorso importante che farà la storia della città di Mazara del Vallo. Un percorso fatto di persone che sono stati bravi a non farsi tirare la giacca, sono stati bravi a rimanere coesi, sono stati bravi soprattutto nel credere in un progetto importante, che era quello che voleva la città di Mazara del Vallo, perché in molti chiedevano una candidatura nuova, perché molti non volevano andare a votare, e noi proprio qui abbiamo lavorato. Grazie a Toni Scilla che ha creduto in questo progetto, grazie a Scala, grazie all'MPA, a Giovanni Quinci per il sacrificio che ha fatto, perché ci teneva tanto in questa importante battaglia, a Palermo del PD, al Partito Socialista, perché proprio ieri il Partito Socialista ha dichiarato pure che sarà anche della partita. Significa
e ringrazio Franco Ospedale, significa che questa famiglia cresce, dà curiosità, ma soprattutto si limita ai fatti, ai progetti. Qui c'è la gente che in questi anni, in questi 15 anni ha lavorato. Il presidente del Consiglio Cangitano si è preso 3.000 consenze delle regionali, vuol dire che qualcosa di importante ha fatto. Se Francesco Foggia 10 anni fa ha preso 600 voti, vuol dire che qualcosa ha fatto. Se Tony Scilla è stato il primo eletto delle regionali della città di Mazara del Vallo, vuol dire che qualcosa vale a livello provinciale. Evidentemente queste persone sono scomode e magari fanno pure paura. C'è chi cerca di denigrare, ma non sarà la nostra politica. C'è chi cerca di provocarci, ma noi non risponderemo alle provocazioni. Noi andremo avanti con dei programmi delineati che stiamo studiando con l'ottica di dare una visione alla città di Mazara del Vallo, quella che si è spenta negli ultimi anni. Ma noi non ragioniamo con l'io, noi ragioniamo con il noi, perché oggi come oggi, negli ultimi 15 anni, di persone che ragionano con l'io ne abbiamo avuti parecchi. Adesso noi, diciamo, ci sarà una svolta epocale la chiamo io, perché noi siamo abituati a collaborare in sinergia con gli altri. Magari litigheremo pure, ma alla fine uscirà una voce importante, che è quella della città di Mazara del Vallo. Vito Eppolito, una persona al di sopra di ogni sospetto, una persona che dell'etica morale ne fa un suo cavallo di battaglia, e quando parlo di etica mi fermo qui. La gente sa, etica, tutto ciò dico che è un'espressione nuova per una grande novità politica. Vedete, noi abbiamo il centrodestra, qualcuno ci definisce PD, qualcuno non so che cosa, ma la verità è che qua c'è una squadra e c'è una dimensione, ma soprattutto c'è la politica, perché qua si parla di politica, perché è inutile presentare solo le liste civiche per poi prendere in giro i cittadini. Se non c'è un percorso politico, dei riferimenti politici, non si può realizzare un ponte, non si possono fare tante altre opere pubbliche, non si può portare la tratta Pantelleria Mazara e tante altre cose. Con la politica queste cose si fanno. E noi, con questa governance che stiamo creando, abbiamo dei riferimenti politici che partono da Palermo fino ad arrivare a Roma, fino ad arrivare a Bruxelles. E questa è la politica seria, la politica dei fatti. È inutile che io mi propongo a sindaco quando ci sono persone che non ci ascoltano. Qui c'è gente che lavora nell'interesse del territorio. Noi amiamo questa città. Questa città in questi anni ha avuto dei risultati, e questi risultati li ha avuti con delle persone che sono qui presenti. Uno è assente, ma è presente con il cuore e con l'anima, che è il magistrato Massimo Russo, che è stato uno di quelli che ha portato un finanziamento di 39 milioni di euro alla città di Mazara del Vallo per ristrutturare l'ospedale di Mazara. Giorgio Magaddino, un'altra persona che il problema della ferrovia in parte l'ha risolto, con sottopasso fatto sul lungomare. Giovanni Quinci, avete visto tutto la condotta fognaria che in questi anni sta avendo tutti questi lavori, c'è la sua firma sulla delibera sul progetto. E poi possiamo parlare di tante altre cose, però per farvi capire, qui c'è gente che non sgomita, qui c'è gente che fa, qui c'è gente che ama questo territorio. Immaginate tutta questa gente con passione che si riunisce con l'obiettivo di dare una prospettiva di lavoro, una prospettiva sicuramente di sviluppo della città. Magari, mi ricordo, Tony, nella tua campagna elettorale, quando eri candidato a sindaco, si parlava del porticciolo turistico, e perché non riprendere questo progetto? E tante altre iniziative che possono veramente dare lusso al nostro territorio. Però una cosa è certa, per fare tutto questo noi abbiamo messo in campo una donna meravigliosa, una donna che ha dimostrato di sapere amministrare, ma soprattutto una donna consapevole dei suoi fatti. Non è seconda a nessuno e abbiamo, secondo me, la migliore candidata a sindaco. E sono certo che grazie al vostro contributo renderemo grande la nostra città. Voglio ringraziare tutto il gruppo della Forza dei Fatti, perché in questi anni, dopo quello che hanno fatto 5 anni fa, immeritatamente, siamo rimasti coesi, uniti, anzi mi voglio sbilanciare, più forti di prima. Ringrazio tutte quelle persone
che in questi mesi si sono avvicinati, ma noi di fatti ne abbiamo fatte parecchi in questa città. Ci sono persone che ci criticavano, ma con la nostra assenza in politica comunque abbiamo continuato a lavorare per il nostro territorio. Abbiamo portato turismo, abbiamo portato eventi, eventi che hanno fatto parlare la città di Mazara del Vallo, non me ne vogliano gli emittenti privati anche a livello nazionale, sulla RAI, su Canale 5, evidentemente qualcosa di importante abbiamo fatto in questi anni. E io ringrazio tutta la mia squadra, tutto il mondo del volontariato, perché dentro Francesco Foggia c'è il mondo del volontariato, i tecnici, tutta gente che ha dato l'anima a questa importante figura che è il simbolo della forza dei fatti. E io li voglio ringraziare. Detto questo, adesso do la parola al sindaco, ma una cosa è certa. Adesso abbiamo bisogno di voi. Grazie, grazie, grazie. Allora, prima di dare la parola a Vida, voglio fare anche una precisazione in ordine del ragionamento politico che tutti abbiamo fatto. Se questa coalizione di centrodestra di fatto diventa di centro, non è certamente responsabilità dei partiti seduti qui in questo tavolo, è stata una scelta assolutamente fatta da Fratelli d'Italia, che rispetto al tavolo provinciale non abbiamo aspettato che si facesse, che si svolgesse il proprio congresso provinciale, abbiamo interloquito, abbiamo ragionato e alla fine hanno fatto la scelta politica di sposare il progetto amministrativo dell'attuale sindaco. Quindi questo deve essere chiaro, non c'è nessun tipo di dubbio sulle cose che ho detto ed è un fatto che tenevo a dire, perché se il centrodestra in senso nazionale e anche regionale, perché Fratelli d'Italia anche al governo della regione a Mazara non è compatto, non è certo responsabilità dei partiti del centro. Ce ne faremo una ragione e dimostreremo che vincerà il centro del centrodestra. Io ora presento Vita, la potrei presentare in mille maniere. Io faccio, siccome il sindaco sarà lei, quindi comanda lei, farò, seguirò quello che mi ha proposto lei. Vita è avvocato cassazionista, esperta in diritto penale della famiglia, corso in management al femminile alla Bocconi, già assessore, quindi qualcuno che dice già assessore per 5 anni in una forse delle migliori giunte che questa città ha avuto, quella guidata, e salutiamo con affetto anche l'avvocato Nicola Vella. E aggiungo pure che come cucina Vita cucinano poche donne, come fa i tortellini con le polpettine è davvero qualcosa di straordinario. Questo vi sembrerà che sia l'aspetto, per me è quello più importante che alla fine mi ha convinto ad appoggiarla. Quindi diamo la parola a Vita, puoi parlare all'Egio. Applauso. Questo funziona? Metto quello. Grande coraggio, sindaca. Grande. Un caloroso saluto a tutti. Vedo che siete tanti. Vi ringrazio per questo entusiasmo. Ringrazio soprattutto la stampa, perché oggi è la conferenza stampa, per la presenza numerosa e qualificata. La ringrazio soprattutto per il ruolo importante che io ho sempre attribuito alla stampa, perché se c'è un diritto, se c'è un valore per me prioritario, addirittura paradossalmente più importante del diritto alla vita, è il diritto alla libertà. E in una comunità in cui è stata compromessa la politica, perché la politica è debole, la stampa al ruolo di essere l'ultimo argine del potere. Quindi io invito i giornalisti presenti ad essere sempre come lo sono stati, liberi, coraggiosi, a volte irriverenti nei confronti del potere, perché sono l'ultima sentinella del potere. Ringrazio anche e soprattutto i politici che mi hanno preceduta per le parole spesso di stima immeritate, perché devo dire che gli elogi che mi sono stati attribuiti spesso sono veramente
immeritati, ma li ringrazio soprattutto per aver avuto il coraggio di scegliere me. E non è facile scegliere una come me, perché di fatto il mio profilo, oltre a quello che è stato rappresentato nei brevi cenni biografici, è un profilo di una persona che ha sempre avuto un pensiero forte, che è sempre stata indomita. È stato ricordato il libro che ha scritto mia sorella e che vede me come protagonista, L'intensa vita di vita. Vi sono rappresentati degli episodi che poi hanno fatto di me, e questo diciamo mi fa piacere per certi versi, anche un modello di riferimento per le scuole del catanese che hanno adottato questo come libro di testo, perché la vita di quel libro è una vita che sta a ribellarsi alle ingiustizie quotidiane, la vita di quel libro è la vita che si è ribellata alla mafia, perché c'è un episodio di quel libro che lo ispira, di me che ho contrastato il politico mafioso di riferimento che oggi è al 41 bis, e da questo è stato scritto quel libro. Poi avremo modo di approfondire questi dettagli della mia esistenza, ma non siamo qui per questo. Dicevo, li ringrazio per aver avuto il coraggio di scegliere me, che non sono una persona facile, per aver avuto il coraggio di andare al di là degli steccati ideologici, perché ad accompagnarmi in questo progetto c'è una coalizione forte e trasversale. Non è uno svantaggio, è un vantaggio, è un privilegio poter essere appoggiata da una coalizione così forte ed eterogenea, perché per noi la politica non è esclusione, per noi la politica è inclusione. Perché tu sei bravo solo se sai integrare le differenze, se sai valorizzare quelle storie importanti che hanno contraddistinto i partiti che mi appoggiano. C'è il centrodestra, si faceva riferimento a un centro. Sono quisquiglie queste. Quelli che mi appoggiano, intanto in maniera omogenea, sono i partiti che oggi siedono in Europa, ed è il Partito Popolare Europeo. Quindi all'interno della coalizione del centrodestra vede rappresentati quei valori che sono nello statuto del Partito Popolare Europeo. Per noi è prioritaria la difesa della persona, per noi è prioritario la difesa della famiglia, così per tutti i partiti che compongono il Partito Popolare Europeo. Per noi lo Stato, visto che la persona e la famiglia sono preesistenti allo stesso Stato, non può che avere un ruolo surrettizio, ed ecco perché nello Statuto del Partito Popolare Europeo c'è il principio di sussidiarietà. E così come è importante per noi la strenua difesa di tutti i diritti individuali, del diritto di solidarietà, ed è importante l'economia di mercato, ma un'economia sociale di mercato, in cui l'economia capitalistica venga contemperata e abbia effetti compensativi per le fasce deboli. E insieme a questa storia importante dei partiti del centrodestra, vi è l'importante storia dei partiti progressisti. Oggi si aggiunge al partito Energia Popolare anche il Partito Socialista, che sarà con noi in questa sfida. Ancora non hanno avuto modo di formalizzare attraverso un comitato, ma ci sono. Ecco, il partito progressista, i partiti progressisti, cosa hanno significato nella nostra storia, nel nostro patrimonio? Hanno significato la lotta per il suffragio universale, la lotta per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, le lotte di classe. A quella tradizione storica noi guardiamo con favore e le integriamo alla nostra storia. E insieme a queste storie, che insieme costruiranno una nuova pagina per la nostra città, c'è la storia, quella che io non chiamo della società civile, perché questo termine non mi piace, è la storia dei laici, come Francesco Foggia. Francesco ha un'umanità, io non lo conoscevo prima di questa sfida elettorale. Francesco è uno che ti travolge come un vento impetuoso, perché ha una umanità travolgente. Francesco è uno di quelli che fa diventare le idee fatti, perché è pura energia Francesco, ed è il nome che ha dato alla sua lista, lo rappresenta bene, proprio la forza dei fatti. Lui è l'uomo che fa i fatti, e noi di questi uomini abbiamo bisogno. E poi c'è
Antonella. Antonella io l'ho scelta a rappresentare la mia lista perché è quella che più mi si avvicina ed è la persona appunto che può rappresentare il mio sentire, quello che il mio cuore sente. Quei laici che riescono ad impegnarsi in politica perché vogliono essere prossimi al prossimo, perché che vogliono essere vicini ai fragili per cercare di superare le diseguaglianze sociali, le discriminazioni. Solo per questo noi ci siamo impegnati in politica. Se fosse stato per le motivazioni secondarie, pure importanti, che io ho detto nel comunicato stampa, che ho indicato nel comunicato stampa, l'inadeguatezza della politica, il fatto che la politica non si sia interessata delle cose che noi riteniamo fondamentali, non che non abbiano fatto, hanno fatto tanto le amministrazioni che ci hanno preceduto, ma non si sono occupati delle cose che per noi sono le cose più importanti, credo per i cittadini, il diritto alla salute, il diritto alla cultura, il diritto all'istruzione, i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che sono stati mortificati in questi anni al comune e di cui io mi sono interessata anche come avvocato. Questo per noi è inaccettabile e se io ho accettato la sfida essendo oggi qui e sacrificando le cose più importanti per me, perché io ho tanto da perdere e niente da conquistare in questa sfida elettorale, perché perde la mia famiglia, perché perdono i miei affetti, perché perde il mio lavoro che ho conquistato con tanti sacrifici miei della mia famiglia e perde la mia immagine, perché in questo momento ci sono sciacalli e sciacalle che hanno giocato sull'immagine mia e della mia famiglia. Non questa politica è la politica che a noi non piace. Allora, se io ho messo a repentaglio queste cose, l'ho fatto per un ideale più alto, perché io ho l'idea che dobbiamo avere tutti, che noi ci dobbiamo impegnare per cambiare il mondo. Se noi non abbiamo quest'idea, noi siamo dei falliti. Mi dicono che devo parlare con toni che possono essere comprensibili a tutti. Le persone, le cose che dico, le comprendono, al di là delle citazioni che io faccio, ma questa volta la voglio fare la citazione. Quando Pericle nel 461 parla agli Ateniesi, dice una frase che io è attuale oggi, dice: non ci sono privati cittadini ad Atene che non attendano alle cose pubbliche, perché quelli che non attendono alle cose pubbliche ad Atene si occupano solo delle loro faccende private, non solo noi li riteniamo innocui, noi li riteniamo inutili. E io aggiungo a quello che dice Pericle, io non solo li ritengo innocui e inutili, io li ritengo dannosi. Noi ci dobbiamo impegnare in politica per cambiare il mondo, non perché io mi senta una super donna, io non sono una super donna, io sono una donna normale, ma che insieme a tutti voi ha la capacità di cambiarlo il mondo, perché altrimenti noi siamo destinati al fallimento, alla arrendevolezza. Perché è possibile immaginare o accettare che ci sono ragazzi in questa città, nelle periferie esistenziali, che hanno fatto prevalere il senso di morte, che si riempono di droghe e di alcol. Io questo non lo posso accettare. Se è vero che noi siamo chiamati ad avere una visione della città, a costruire strade, a costruire ponti, nel nostro programma elettorale c'è il terzo ponte, io non mi alzerò da quella sedia se il terzo ponte non viene realizzato, oppure se... Ma io dico, su quel ponte, su quelle strade devono camminare persone. Allora il nostro primo obiettivo è quello di edificare l'umano. Se noi non abbiamo contribuito ad edificare l'umano, a dare una speranza a quel padre di famiglia che non può mantenere suo figlio a scuola, all'università, noi, se non abbiamo edificato l'umano, noi abbiamo comunque perso un'occasione. Allora il mio obiettivo insieme a quello di questi uomini e queste donne di valore che mi stanno accompagnando in questo progetto è di dare nuova speranza, nuovo futuro, nuova politica e più vita a questa città.
Sono pronta a sottopormi alle vostre domande. Prego. Avvocato, io volevo farle una domanda. Sarò pure irriverente, così come sì. Sì, sì, l'ho chiesto io. Ho chiesto io che voi siate irriverenti. Sì. Prova, ecco, funziona. Allora, ripeto, avvocato Vita Maria Eppolito, sarò irriverente, le farò una domanda appunto da sì. Ecco, andando sul pratico, sì. Intervengo in questa presentazione perché la conferenza stampa ha altre modalità, però l'ha già detto lei, sì. Quindi non... Ecco, intanto mi fa piacere che qualcuno cominci a parlare di problema delle droghe a Mazara, perché io personalmente, la mia redazione, questo problema, soprattutto da quando a Mazara del Vallo è arrivato il crack, da qualche anno, è devastante, perché sono una persona che segue molto la città, lo faccio anche da sociologo, quindi oltre che da giornalista, quindi conosco bene tutta la questione, sì. Le droghe e quelli che sono i mercati delle droghe, quindi questo mi fa piacere. Però vado alla domanda subito, sì. Ecco, in termini pratici, sì. Quali saranno gli elementi di discontinuità e continuità dell'azione amministrativa, politico-amministrativa di Vita Eppolito rispetto agli ultimi 15 anni di amministrazione? Grazie. Le rispondo subito, a parte appunto che il primo punto è quello che le dicevo, l'edificazione dell'umano, e quindi noi faremo dei progetti che interverranno su quel settore e che di cui noi già ci siamo occupati 25 anni fa, perché abbiamo fatto tanti progetti sulla dispersione scolastica, soprattutto in quei settori, nei quartieri che sono cosiddetti a rischio, con una maggiore sinergia con le scuole e pensando anche a dei progetti che coinvolgono gli psicoterapeuti, quindi degli sportelli che noi metteremo nelle scuole per intervenire su questo che è un dramma. E il vero dramma della nostra città oggi è proprio l'uso smodato di crack, lo dico anche da avvocato penalista che si occupa di difendere gli spacciatori, quindi ne conosco il fenomeno. Però quali sono i punti di discontinuità? I punti di discontinuità, intanto il primo, noi dobbiamo garantire il diritto alla salute ai nostri cittadini. Non parlo di diritto alla sanità, non parlo volutamente di sanità, perché nella sanità vi sono delle connotazioni estranee al diritto alla salute. Vi possono essere, per esempio, delle nomine, delle gestioni che sono clientelari, quelle che appunto noi conosciamo come la mala politica. Invece io parlo del diritto alla salute, che è l'unico diritto di cui la Costituzione dice essere il diritto fondamentale, diritto indispensabile. Mi sembra, ed è sotto gli occhi di tutti, che dopo lo sforzo compiuto da Massimo Russo come assessore regionale e da tutti quelli che mi stanno appoggiando, che hanno avuto un ruolo di protagonisti, si è assistito in questi ultimi 5 anni allo smantellamento dell'ospedale. E questo per noi è inaccettabile. L'unica domanda che noi ci possiamo fare, perché il dato oggettivo è lo smantellamento, è stato fatto per dolo o è stato fatto per colpa? Io voglio sperare che sia stato fatto per colpa di questa amministrazione e non per dolo, perché sarebbe molto più grave. Perché se è stato fatto per colpa è perché questa amministrazione non ha come priorità il diritto alla salute. Ce ne facciamo una ragione, ci siamo noi che ce l'abbiamo per priorità il diritto alla salute. Se fosse stato per dolo, io non potrei perdonarlo e non potrebbero perdonarlo i mazzaresi. Come intervenire sull'ospedale? Intanto l'ospedale è diventato DEA di primo livello, ma di fatto non lo è più, perché mancano le risorse umane. Mancano le risorse umane al pronto soccorso, mancano le risorse umane nel reparto di medicina. Quest'estate c'è stato il reparto di medicina che ha lavorato con un solo medico, vanificando tutti gli sforzi che sono stati compiuti dalla buona politica. Non si è portato a compimento quello che l'ospedale doveva essere. L'ospedale doveva essere un reparto di oncologia. Questo è stato fermato. Quindi noi dobbiamo portare a compimento quello che l'assessore Russo aveva compiuto e quindi fare del reparto di chirurgia un reparto di chirurgia oncologica.
Dobbiamo portare la risonanza magnetica a Mazara perché funzioni nella neurologia. Dobbiamo fare in modo che la radioterapia resti quello che è, ma migliori addirittura attraverso l'importazione qui a Mazara dalla radioterapia stereotassica, perché molti ammalati oncologici sono costretti ad andare a Verona a fare la radioterapia stereotassica. Questo non è possibile, anche perché l'ospedale di Mazara era stato pensato proprio come ospedale di indirizzo oncologico. E un'altra, ci sono tante altre cose di cui appunto l'ospedale ha bisogno, ma un'altra cosa fondamentale è la rianimazione, che non è stata attivata. Ecco, per ragioni squisitamente politiche, forse sono stati preferiti altri nosocomi che erano sotto lo sguardo attento di deputati che appartengono ad altri territori, ma non è una questione campanilistica, perché a noi sta a cuore l'ospedale di Castelvetrano come sta a cuore l'ospedale di Trapani, ma noi qui, io sono qui come candidata sindaca e sarò qui come sindaca a difendere il mio ospedale innanzitutto. E quando c'è la conferenza di servizi io devo essere lì presente a difendere l'ospedale, perché per me l'ospedale è una priorità. E a parte l'ospedale, la priorità, come dicevo, è l'istruzione. Dov'è il punto, secondo me, proprio di caduta? A giugno del 2019 il sindaco è appena insediato, c'è il problema delle scuole superiori, dei licei. Il sindaco fa un accordo con il commissario, allora il commissario pro tempore della provincia, Scirami, per portare il liceo classico e il liceo scientifico di Mazara a Mazara 2. Noi ovviamente come genitori non eravamo contenti. Io in un brevissimo periodo organizzo un comitato di cui poi fanno parte circa 100 genitori e riusciamo a scongiurare questa che sarebbe stata veramente una iattura per la nostra città, perché i nostri ragazzi hanno bisogno di una sede adeguata, di una sede prestigiosa. Io ho fatto il liceo classico al Collegio dei Gesuiti e scrissi al sindaco di Mazara del Vallo dicendo: la bellezza salverà il mondo, tu devi avere... Tu non puoi portarmi i ragazzi del liceo in fra un cumulo di macerie, lì dove c'è lo spaccio quotidiano, e incentivare anzi la tossicodipendenza nei ragazzi. Quello è stato un errore clamoroso in cui è in corsa l'amministrazione, ed è un errore che secondo me l'amministrazione comunale pagherà, perché da quella è stata una spinta che mi ha portato a dire: no, io mi devo impegnare, perché io una delle prime cose che faccio è mettermi d'accordo in sinergia con la provincia al fine di dare una dignitosa dimora e nel centro storico ai ragazzi del liceo. E poi secondo me un'altra questione di discontinuità: le opere, le grandi opere, perché tu puoi fare anche delle cose importanti, i parchi per i bambini, ma ti devi anche occupare delle infrastrutture. Due fra tutte. La cosa più importante, l'eliminazione dei passaggi a livelli. Allora, se ne è parlato per decenni, ci hanno raccontato delle favole le amministrazioni che si sono succedute. Le favole consistevano appunto nell'eliminazione di tutti i passaggi a livello, ma con la linea ferrata militarizzata i passaggi a livelli non potevano essere eliminati. E allora il progetto di Cristaldi di eliminarli non si è potuto realizzare proprio perché non era fattibile. Così come il progetto dell'amministrazione Quinci di eliminarli non si è realizzato perché non era fattibile. Poi l'amministrazione Quinci si è reso conto che vi era un problema e che effettivamente non si potessero eliminare. Da quello che ho potuto comprendere anche leggendo il loro programma, stanno in qualche modo cercando di raggiustare il tiro e parlando dell'eliminazione solo di alcuni passaggi a livello attraverso dei sottopassi. Ma vi rendete conto che i sottopassi
A parte che eliminerebbero solamente alcuni passaggi a livello e non risolverebbero il problema, e a quel punto non risolvi nulla, perché passaggio a livello sono tutti collegati. E poi avrebbero un costo enorme dal punto di vista economico, ma avrebbero soprattutto un costo enorme come impatto dal punto di vista ambientale. L'unica cosa che invece secondo me si può fare, l'unico progetto serio che può eliminare i passaggi a livello è una via che è tranviaria elettrica. Sul PNRR già Milano, Cremona, Firenze, Lecce hanno ottenuto il finanziamento e stanno facendo le vie tranviarie elettriche, perché il tram elettrico può fermarsi. Intanto può fare più fermate, a quel punto non diventerebbe solamente un mezzo per andare in altri comuni, ma potrebbe servire anche il centro urbano come una sorta di metropolitana, ci permetterebbe così di risolvere i due problemi, di eliminare tutti i passaggi a livello, e di utilizzarlo come servizio per portare anche gli stessi cittadini mazzaresi all'interno della città. Per fare questo, ed è l'unico progetto secondo me possibile e che non ha un impatto dal punto di vista ambientale devastante, io ho già il 4 marzo un appuntamento con la direzione generale di RTI per discutere con la responsabile nazionale dei passaggi a livelli di questo progetto, di cui hanno già usufruito altre città, come stavo dicendo. Diamo la possibilità anche ad altri, immagino, di fare delle domande. Sì, candidata sindaca, vi siete, insomma, più che una conferenza stampa e l'ufficializzazione della sua candidatura, vi siete scambiati, non ho bisogno del microfono perché suona che sono vicino alla cassa, vi siete scambiati i rispettivi, insomma, omaggi, però io vorrei capire nell'ordinario i suoi programmi, viabilità, agricoltura, pesca, perché questa città vive con la valigia, certo. Ci sono dei grandi problemi. Poi vorrei capire ancora i contenitori culturali che sono scomparsi in questa città, se la dobbiamo necessariamente derubricare alle sagre e alle feste di paese, con tutto il rispetto per le sagre del paese. Grazie per la domanda, molto interessante e complessa. Cercherò di essere semplice. Ha ragione lei, la pesca. La pesca, ma non solo la pesca, l'agricoltura, il turismo, perché va visto in maniera integrata. Sulla pesca sono stati fatti, secondo me, degli errori strategici nel passato, perché si è pensato solamente alla demolizione. Oggi secondo me invece bisogna andare in Europa, battere i pugni, c'è la possibilità di fare demolizione con ricostruzione. Se noi riusciamo ad imporre questa linea all'Europa, di portare i nostri pescherecci in demolizione con ricostruzione attraverso delle norme che rispettano le direttive ambientali date dall'Europa, noi possiamo ricostituire la flotta e non depauperarla, perché oggi siamo 86 pescherecci, e quindi guardare con prospettiva futura e dare una speranza anche ai ragazzi che potrebbero guardare in maniera appetibile alla pesca. In sinergia con le scuole, che dovrebbero organizzare dei corsi di formazioni di pesca per i nuovi dipendenti, i nuovi lavoratori della pesca. E un'altra cosa che non ci possiamo fare sfuggire per la pesca sono le opportunità che danno gli offshore, gli impianti eolici offshore. Questo sarà il tema del futuro. Perché, come voi sapete, il Parlamento europeo ha fatto una risoluzione sugli impianti eolici offshore, una risoluzione in cui sono evidenziati alcuni punti critici, perché sugli impianti eolici in mare sono stati sperimentati in America, sono stati sperimentati nei mari del nord, ancora noi non abbiamo studi precisi nel Mediterraneo, noi sappiamo però che gli impianti ci saranno, siamo già in una fase avanzata e probabilmente questi impianti avranno effetti nefasti sull'ambiente marino e avranno effetti o potrebbero avere effetti devastanti se non riusciamo ad essere bravi come politici ad incidere sui pescatori.
E allora noi che cosa dobbiamo pretendere dall'Europa e dal governo nazionale? Che oltre agli effetti compensativi che già sono stati previsti nella norma, che noi che i pescatori di Mazara abbiano un ruolo attivo. Per esempio, come farlo? Intanto pretendendo che vengano modificate le GSA, perché le zone di pesca a quel punto, visto che una parte della zona di pesca viene occupata dagli offshore, le nostre zone di pesca devono essere ampliate. Liberalizzate probabilmente non è possibile, ma ci possiamo lavorare in Europa, ma sicuramente devono essere diversificate le GSA, le zone di pesca, e poi noi dobbiamo pretendere di avere un ruolo attivo, perché se è vero che i pescherecci lavorano perché ci sono delle direttive precise solo per un limitato tempo, noi dobbiamo permettere a quel punto che nel periodo in cui loro sono a riposo possono intervenire attivamente per la pulizia degli impianti e quindi non avere solamente gli indennizzi che vengono dagli effetti compensativi previsti dall'Europa, ma che possono avere una retribuzione per tutto il lavoro che fanno in termini attivi di pulizia degli impianti. Sull'agricoltura. E l'agricoltura secondo me ha pagato il prezzo che per 30 anni si è parlato solamente di pesca pensando che l'agricoltura non fosse una risorsa nella nostra città, e invece noi avevamo dinanzi il territorio più vitato d'Europa. Questo insieme al fatto che ci siamo fatti sfuggire una parte notevole di territorio che è stato acquistato sia dai marsalesi che dai limitrofi campobellesi castelvetranesi. Ma una parte di territorio rimane nelle mani dei mazzaresi. Allora il comune che cosa deve fare? Intanto deve essere capofila, deve coordinare tutte queste attività agricole, deve coordinare gli agricoltori. Deve fare in modo che vi sia una filiera certa e controllata e che quindi non vengano per esempio importati prodotti dagli altri paesi anche extracomunitari. E poi un'altra cosa importante è creare un brand di qualità, un marchio di qualità dei prodotti nostrani. Ma l'agricoltura non è solo questa, non è solo prodotto finale. L'agricoltura, oggi quando si parla di agricoltura, si parla in termini complessivi di enogastroeconomia, e quindi noi dobbiamo pensare, ma questo dipende anche dall'approvazione del PUG, che verrà approvato verosimilmente con la prossima amministrazione, di meglio gestire alcune aree che oggi non hanno un valore, perché questo territorio è vasto, ma dovremmo per esempio pensare agli agriturismo nei territori marginali di Mazara del Vallo. Per quanto riguarda invece le opere, un'altra opera importante. L'altra opera importante è il terzo ponte. Perché è importante? Perché decongestiona il traffico e poi dà protagonismo a una zona della città che oggi non è protagonista, perché la zona di Trasmazzaro è sempre stata considerata a Mazara come una zona di serie B, come se i cittadini di quella parte sono cittadini di serie B. In realtà i cittadini di Trasmazzaro sono cittadini di serie A, anzi, se posso dire la mia, utilizzando una metafora calcistica, sono quelli che andranno a fare la Champions League, quelli di Trasmazzaro, perché lì ci sono i 2/3 della popolazione di Mazara, e non solo, e i 2/3 della popolazione di Mazara giovane. Quindi il terzo ponte permetterebbe di decongestionare il traffico e di unire le due parti della città che fino adesso sono disunite. Perché la priorità è sempre stata data al centro storico. Se il Trasmazzaro esiste solo perché ci sono stati dei cittadini bravi che si sono adoperati, che hanno creato dei comitati, delle associazioni, ma è loro il protagonismo, l'amministrazione è stata assente. Oggi l'amministrazione può fare un'opera importante, peraltro l'opera è giacente fin dal 2013,
non è stata mai portata in giunta, c'è un progetto di fattibilità, c'erano dei privati che volevano intervenire per realizzare il terzo ponte è solamente 73 metri, quindi è facilmente realizzabile, sarebbe questa una delle opere più importanti per la nostra città, per le ragioni che appunto ho detto, dal punto di vista culturale. È inutile dire tutto quello che noi, per esempio, abbiamo fatto come amministrazione bella. Fra tutti, sicuramente, ne ho già parlato, i seminari mediterranei, ma per quello che anche a livello simbolico hanno rappresentato e potrebbero oggi rappresentare. Perché noi siamo in uno scenario di guerra e quindi portare qui a dialogare le tre religioni monoteistiche sulla pace e fare di Mazara un ponte fra il nord e il sud, fra l'est e l'ovest, una frontiera, un ponte di pace, e quello sarebbe la cosa più importante. Poi un'altra cosa, valorizzare il satiro. Noi lo portammo in giro per il mondo, l'abbiamo portato a Roma, al Campidoglio, l'abbiamo portato in Giappone, l'abbiamo fatto... Oggi mi sembra che ci sia il silenzio su questa scultura importantissima. Di culturalmente significativo, io in tutti questi anni non ho visto nulla. Noi abbiamo fatto delle mostre internazionali. Abbiamo portato l'étoile di Milano a Mazara, a Roberto Bolle. Per le scuole abbiamo portato il grande mistico Battiato. E oggi l'unica cosa che possa... abbiamo per esempio valorizzato il Museo Civico, che poi è stato assolutamente dismesso, la Pinacoteca Algeria, le statue di Consagra, le sculture di Consagra. Oggi l'unica cosa latamente culturale che mi venga in mente è il colpo scultorio della Lamborghini, ma la Lamborghini non è una scultura di Prassitele. Vorrei ricordare all'amministrazione che la Lamborghini non è una scultura di Prassitele, quindi bisogna fare molto di più per la cultura. Allora, il turismo... intanto il turismo è in questo momento è un turismo solamente stagionale. Anche lì abbiamo pagato il prezzo che i programmi elettorali sono rimasti sempre lettera morta, non potevano che rimanere lettera morta, perché in assenza di un piano strategico del PUG tu non puoi immaginare una città, non puoi avere la visione della città. Se tu per esempio hai una città come Mazara e nei waterfront non pensi a delle strutture alberghiere perché il PUG non ce l'hai approvato, e non ce l'hai approvato, lo sapete da quanto non ce l'abbiamo approvato? L'ultimo PUG al 2003. In questi 21 anni la città è rimasta senza un piano. Andrebbe aggiornato ogni 5 anni. E che andrebbe aggiornato, che andrebbero fatte delle varianti, con tutte le speculazioni e tutti i costi anche che questo comporta per la città, perché ci sono i commissari ad acta. Allora, con il piano approvato tu puoi pensare a un'altra città, puoi pensare per esempio, dicevo, i waterfront, sulle sponde del fiume, a delle strutture ricettizie, delle strutture per esempio dei ristoranti, in cui si vendono, come in alcune città, se tu vai a Valencia o vai a Venezia, i molluschi. Ma poi devi pensare a un turismo che non sia solamente stagionale, ma un turismo che possa essere perenne, permanente. Ma se vuoi pensare a questa forma di turismo, lo devi diversificare. Quindi tu devi portare anche gli anziani durante il periodo invernale, perché gli anziani non lavorano e quindi possono venire a svernare in qualche modo qui. E allora devi pensare ad altre strutture alberghiere, e quindi è come il cane che si morde la coda, per cui prima di tutto tu devi avere il piano urbanistico della città nella mente, e poi su quello puoi progettare un turismo che sia articolato, che sia anche un turismo enogastronomico, che sia anche un ittoturismo, perché su quello si può fare molto, soprattutto se si rilancia il progetto del porto turistico mazarese. Le strade
certo. Ma quello è un problema anche. Proprio terra terra, la questione è burocrazia al comune. Ci sono molte ditte, molte aziende che presentano pratiche, si perde tempo, a volte anche anni. Io le faccio un esempio semplicissimo: al cimitero di Mazzara da 6 anni che c'è l'ingresso che è sprofondato, da 6 anni ancora non si riesce ad aprire la porta centrale del cimitero. Ha ragione. Ma questo è un esempio. Certo. La burocrazia, purtroppo. Ma lo sa perché la burocrazia secondo me non funziona? Perché quando noi parliamo di burocrazia, noi parliamo di un termine indeterminato, ma in quel termine indeterminato poi noi dobbiamo mettere le persone. La burocrazia è fatta di persone e le persone sono la più importante risorsa che abbiamo. Se tu le persone le valorizzi, le persone possono realizzare. Io le posso assicurare, glielo dico anche come avvocato che si è interessato di tutelare alcuni lavoratori che compongono quella burocrazia a cui lei fa riferimento, quei lavoratori sono annichiliti, sono stati perseguitati alcuni, sono stati vessati, perché qui purtroppo siamo di fronte a una sorta di assolutismo, nel senso che chi è nella monarchia assoluta, chi fa parte dei cortigiani di Luigi XIV ha dei privilegi, il re sole, sì, quelli che sono lì hanno i privilegi e sono valorizzati, gli altri sono dei reietti che sono stati mortificati. Ma se tu mortifichi le persone, se tu non dai valore alla meritocrazia, se tu anteponi l'interesse particolare e mortifichi una persona che lì da 30 anni, che ha 30 anni di servizio, 2 lauree e le preferisci un'altra persona perché quella persona ti è più vicina, perché è nella tua corte, tu non puoi fare andare avanti la burocrazia. Perché i dipendenti sanno bene che lavorano non solo per portare a casa lo stipendio. I dipendenti comunali sanno bene che lavorano perché insieme alla politica possono migliorare la città. Se quindi c'è un progetto comune, se loro si sentono parte di questo progetto, tu li rendi protagonisti, loro danno delle risposte adeguate. E secondo me lì è il vero problema, uno dei veri problemi, i nodi centrali è la burocrazia di Mazzara. Lei ha individuato quello che sarà anche il fulcro della nostra azione amministrativa, perché bisogna incidere prima lì e poi su tutto il resto. Grazie a lei. Posso fare un'altra domanda? Sì, se possibile. Sì. La seconda domanda. Però c'erano tre. Sì, sì, allora prima. Mi riferisco all'annosa questione del ponte sul fiume Arena, che purtroppo, insomma, sappiamo tutti com'è andata, e ancora oggi quel ponte si trova in uno stato di fatiscenza nonostante siano stati cambiati 27 pendini, e quel ponte si trova sono arrugginite molte parti, anche pericolose, pedonali, e manca l'illuminazione. Insomma, i lavori dicevano che qualcuno della provincia mi ha detto, e l'avevo pure scritto, che dovevano partire entro metà gennaio i lavori per il completamento, perché la ditta era andata via, sappiamo tutta la storia. Ecco, oltre ovviamente al Trasmazzaro c'è il quartiere anche di Boccarena, che purtroppo, insomma, da alcuni anni soffre questo disagio. Grazie. Grazie per la domanda. E peraltro sono di parte, perché io sono fra gli abitanti di Querara, quindi sono molto di parte. E sono fra quelli che ha subito l'inerzia e le omissioni di questa amministrazione. Perché è vero che tu non hai competenza specifica sul ponte, perché non è la tua competenza diretta, è una competenza indiretta. Ma tu, da sindaco della città, per tutelare quel quartiere, dovevi fare le barricate con i cittadini di Mazzara. Andare lì, fare la tenda, fino a quando poi non ottenevi le risposte che avevi richiesto e che i cittadini avevano richiesto prima di te.
Invece, da parte di questa amministrazione, su alcune tematiche, non su tutte, perché poi hanno fatto anche del bene, ma su alcune tematiche vi è stato questo tipo di risposta. Il problema del liceo non è di nostra stretta competenza. La sanità non è di nostra stretta competenza perché appartiene ad altri organi politici e amministrativi. Il ponte non è di nostra stretta competenza. Cos'è di tua competenza? Se è un problema che riguarda i cittadini di Mazara, è di tua competenza. E tu devi andare lì in provincia a stimolare affinché si facciano i lavori e affinché vengano portati a compimento. Noi questo faremo, perché certo non possiamo andare noi lì direttamente, ma possiamo stimolare la buona politica a portare a compimento in breve termine i lavori per il ponte, che hanno sacrificato per 2 anni i cittadini di Quarara, perché i cittadini di Quarara siamo stati costretti per 2 anni a fare 6 chilometri in più, con costi notevolissimi umani, ma anche costi economici notevoli, perché dal punto di vista della benzina, cioè cose spicciole, noi abbiamo speso tantissimo, soprattutto quelli che sono stanziali vivono lì anche d'inverno. Si sente? Sì, no. No. Sì? No, non si sente. No. Accendo. Adesso è acceso, penso di sì. È acceso, ma non so se si sente. Gianfranco Voltaggio, Telebs. Buongiorno a tutti, grazie per averci invitato, un sacco di giornalisti. Allora, presumo che è possibile fare anche qualche domanda agli amici che sono seduti o soltanto al candidato sindaco? In teoria è la presentazione del candidato sindaco, però se lei vuole... Se era possibile, giusto avere un'idea, qualche chiarimento. Io direi di no. No. Va bene, allora andiamo direttamente sul candidato sindaco. Non abbiamo avuto modo di appurare ciò che diceva di splendido l'onorevole Toni Scilla in materia dei tortellini con le polpette, speriamo quanto prima di avvenire. Nel precedente intervento, allora a un certo punto si è parlato di coalizione discossa e sensibilità diverse, se si potrebbe essere più chiari su questo aspetto. E poi... vabbè, poi ne faccio un'altra eventualmente. Intanto sì. Questa sensibilità diverse, perché come dicevo ci sono tradizioni politiche che si sono messe insieme, perché non è inutile negare che ci sono appunto i valori di appartenenza al centrodestra che sono protagonisti insieme al protagonismo dei progressisti. Però, come dicevo, questa è una risorsa per noi, è un valore. Non è un limite. Quindi non mi preoccupo per niente di essere attaccata. Se è possibile spiegare meglio, coraggio di scegliere me, coalizione eterogenea. Poi, lo sa perché il coraggio di scegliere me? Perché io, sì. Grazie. Grazie a lei per la domanda, perché io sono una donna libera. Brava. Perché sono una donna forte, perché ho un pensiero forte. Io non sono disposta a rinunciare a nessuno dei valori in cui credo. Ed è per questo che secondo me noi riusciamo a stare insieme. Perché al di là dei valori di appartenenza, delle ideologie, ci sono dei valori non negoziabili, che quelli sono il banco di prova di tutti, perché non appartengono né alla destra né alla sinistra. Quando tu parli della dignità dell'uomo, non c'è un conservatore o un progressista, c'è un uomo dinanzi a te. Quando tu parli di eguaglianza sociale, ci sono delle persone davanti a te e non ci può essere destra. La destra e la sinistra non si possono dividere su questo. Si possono dividere sull'economia capitalistica o su una economia centralizzata, ma sui valori fondamentali, quali possono essere appunto la libertà, quale può essere il diritto alla salute, come può essere la solidarietà, l'eguaglianza, sul valore assoluto della pace, non ci può essere divisione. Bravissimo. Ho finito? C'è. Dunque, di nuovo c'è in città italianotizie.it, magari una questione un pochino più
Grazie per la domanda. Io mi sono occupata di questione femminile e me ne sono occupata anche da studiosa, nel senso che ho dedicato a questo la mia tesi di laurea, perché mi è sempre stata a cuore la questione femminile, ma non l'ho vista mai in maniera ideologica. Ho cercato di pensare laicamente alla questione femminile e mi sono occupata appunto del diritto delle lavoratrici. L'ho fatto peraltro senza schierarmi mai dalla parte delle femministe, ma cercando di valorizzare il femminile e pensando anche che noi donne dovremmo avere un obiettivo comune, che è quello dell'emancipazione del femminile senza rinunciare al femminile. Le faccio per esempio un esempio che è una questione che mi sta molto a cuore e che ha diviso e non avrebbe dovuto dividere il mondo femminile. È la questione dell'utero in affitto. È una pratica barbara. È una pratica barbara perché mercifica il corpo delle donne. Allora, su quello, ecco perché io ho apprezzato molto l'intervento dell'onorevole Varchi, che ha fatto una proposta di legge per rendere questo reato universale. Perché la pratica dell'utero in affitto mortifica le donne. E noi donne ci dobbiamo impegnare a fare in modo che noi non diventiamo merce di scambio, che il potere capitalistico, già Pasolini l'aveva preconizzato, non utilizzi il nostro corpo. E questa è una battaglia comune che noi dobbiamo fare. E lo dobbiamo fare con gli strumenti che abbiamo e senza rinunciare al femminile, dicevo, perché se me, per esempio, c'è una parte che mi contraddistingue dagli altri due candidati a cui dare valore, anche il valore del femminile. Io sono madre, ho un cuore di madre e come tutte le donne, anche quelle che non sono madri, secondo me lo sono spiritualmente, perché noi donne abbiamo una sorta di vocazione a prenderci cura dell'altro. E quindi io mi prendo cura dei miei figli, ma alla stessa maniera, se io divento sindaca di Mazara del Vallo, la mia famiglia diventa quella dei mazzaresi. I mazzaresi diventano la mia famiglia. E io posso prendermi cura dei mazzaresi solo come solo una donna sa fare. Come solo una donna sa fare. Anteponendo l'interesse dei propri figli agli stessi interessi. Tutti noi abbiamo avuto una madre e sappiamo appunto l'approccio delle donne, che è quell'approccio appunto amorevole, di cura, ma è anche un approccio forte. Si parlava per esempio di sottomissione delle donne. Le donne sono sottomesse perché sono sottomesse? Sono sottomesse perché a volte lo sono state nella storia, ma perché sono il pilastro, sono sottostanti. Cioè se mancano le donne, mancano i pilastri e cade proprio la casa. Sulla questione femminile si può lavorare, si può fare veramente tanto, anche utilizzando quella che è la mia esperienza di studi, la mia esperienza personale, valorizzando tutte le risorse che avrò, perché nominerò anche delle donne. Spero proprio di valorizzare le donne in giunta e di poter fare con loro un ragionamento complessivo che possa avvantaggiare tutte le mazzaresi presenti in città.